centinaia di studenti che hanno fatto tappa a Pistoia per partecipare alla competizione. All'auditorium di Pistoia, centinaia di studenti provenienti da diverse scuole del centro Italia hanno partecipato alla finale interregionale del terzo concorso internazionale di scienza e robotica, First Lego League. Si tratta di un concorso mondiale tra squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni, dalla quarta elementare alla seconda superiore, non obbligatoriamente della stessa classe o istituto, che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative ed effettuare una ricerca con tutti i criteri caratteristici del protocollo scientifico. L'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Silvano Fedi Enrico Fermi di Pistoia è il partner che organizza per il terzo anno consecutivo la finale interregionale per il Centro Italia, in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, responsabile per le competizioni a livello italiano. La prima edizione aveva come tema le soluzioni per gli anziani, la seconda le catastrofi naturali e quella di quest'anno l'apprendimento in tutte le sue forme. Tra le prove che gli studenti hanno dovuto affrontare davanti a una giuria di esperti, la realizzazione di un progetto scientifico e una gara di robotica con i Lego. Gli studenti sono stati chiamati a lavorare da ottobre fino ad oggi, quindi il risultato è che hanno lavorato tutti insieme come gruppo su una tematica molto importante. E voglio ricordare il tema dell'anno, che è la World Class, quindi il tema dell'apprendimento. E questo è il primo momento a livello mondiale in cui i ragazzi di un'età dai 9 ai 16 anni sono chiamati a esprimere la loro opinione sul loro oggetto di studio, quindi sul metodo di studio, sul lavoro e sull'apprendimento. Dalle classifiche che stiamo vedendo i punteggi sono in generale molto bassi ed anche i ragazzi pistoiesi hanno riscontrato questa difficoltà, perché le gare di robotica simulano un ambiente naturale, per cui le condizioni ambientali, anche semplicemente l'illuminazione che cambia il comportamento dei robot.